Grandi raga, ho un nuovo veicolo per voi da farvi vedere. È qualcosa che non avete mai visto, che nessuno forse ha mai visto perché nessuno ci ha mai provato a costruire una cosa così da fuori di testa. L'abbiamo cominciata 2 anni fa. Angel ha fatto tutta la parte, quella difficile, quella di swap. Oggi è qui in Bifi Performance per ultimare i lavori, per rendere la cosa guidabile e fattibile. E per diventare davvero un'icona di ciò che è, vi presento il golf cart più pericoloso del mondo. Guardando i componenti on the floor, per terra, ti sembra di vedere un normalissimo golf cart, ma quando poi ti avvicini e vai più da vicino, ti rendi conto che a bordo c'è un motore di una Harley Davidson Electra Glide. L'obiettivo di questo golf cart e fare davvero qualcosa che nessuno ha mai provato, nessuno ha mai montato un motore di un Harley Davidson su un golf cart. Hanno montato motori di moto di qualsiasi genere, auto di qualsiasi genere, mai un motore dell'Harley. Forse per il peso, forse per il costo di recuperare un motore di questo tipo, non si sa, non lo sapremo mai. Però ci siamo qua noi a fare il primo, the craziest. Verrà usato nei nostri eventi, lo useremo per fare le cose più fuori dal mondo. Esteticamente raggiungerà il più possibile un'auto da drag. Vi lascio immaginare quali chicche andremo a montare in futuro. Ora aspettiamo tutto il team che torni, visto che sono le 7 del mattino, un po' prestino. Dopodiché cominciamo a lavorarci sopra per renderlo una cosa esagerata. Che bomba, raga! Prova a sollevare un po'. Attenzione, la prima forma! Prende vita! Pesami di più quasi, no, non passa. Le modifiche vengono apportate. Ecco qua! Ingegneri all'opera, menti prese dalle migliori università per sviluppare questo tipo di veicoli. Solo i più performance. No, ma va, stanno tutti insieme, legno, fermo, tutto completo. Il ciclo non è d'accordo, il ciclo non è d'accordo. Mai, il ciclo non è mai d'accordo. Il ciclo non è mai d'accordo con nessun altro, nemmeno chi ripete la sua stessa idea. Ma non è neanche d'accordo con se stesso, tra l'altro. Se non è d'accordo con se stesso. Vero, vero, vero. Se non sta attento. Lo conosciamo bene. Mai con nessuno, mai. Non scalda neanche. No, Non scalda proprio. tranquillo. È freddo? Mamma mia, ho fatto un giorno. Che bello che è il motore che viene fuori così. È un problema se vogliamo Bene, andare in tre, però. Il terzo se la piglia un po' in quel posto. Arturo. You are meant to be together. Think you'll make the perfect pair. You'll never change for the better. It's not like you'd even care. You go and bother him, he's gonna leave you blue. The echoes of the past will come right back to you. You think you're always in the right. Oh, you could never do no wrong. One day you'll feel the hurt and pain. An end to what you thought was strong. You go and bother him, he's gonna leave you blue. The echoes of the past will come right back to you. Secrets don't keep so easy. Lies hurt so Sì, tanto tante sono immagini senza parlato, quindi io riprendo e fate tranquilli. Troppo bello. Così almeno sopra i 180 euro non strappiamo via il tetto. L'aerodinamica è nostra amica ora. Vai su. Di altezza. Il sedile è un filo alto. Ah, bomba. No, vai tranquillo che ci sali. Sono su una Model A del 29. Esatto. Non sai dove stai andando. Sono tornati, sì, a saldare come i pazzi. Hanno fatto il nuovo supporto motore, uguale a quello che aveva fatto Angelo, però questa volta l'hanno saldato. Perché? Perché Angelo aveva fatto d'alluminio, quindi aveva preferito la leggerezza, la prestazione, però con l'imbullonamento, mentre loro hanno scelto una saldatura con ferro cattivo. Viejo e nuovo. Questo è quello del 5, tutto saldato. Stessa pratica. Questo qui era il vecchio di Angel, d'alluminio molto leggero e molto prestante, però è imbullonato.
Abbiamo stavo aspettando che dicessi qualcosa di cattivo. Cattiveria. Ma facendo la differenza, prestazioni, sicurezza. Sicurezza, prestazioni. Non so perché abbiamo scelto la sicurezza stavolta. Ma anche davanti l'hai fatto. L'hai tutto. Cioè, quindi hai fatto perdere dei mesi di lavoro ad Angel e tu, dopo un minuto, ha cambiato tutto. Gini, cosa ne pensi? Non supporti il motore. Ha fatto un lavoro pazzesco, cioè praticamente sta lavorando giorno e notte, una passione sta mettendo incredibile, veramente passi da gigante in pochi giorni, secondo me una settimana è pronto. Molto bene. Siamo ancora qui con il Cico che va avanti come un pazzo nella costruzione di questo golf cart, forse il più pericoloso del mondo, quello che monta un motore Harley Davidson 1585 di cilindrata. Bene, durante questo periodo il Cicco è andato avanti a costruire piastre, supporti motore, a tagliare, a saldare, cose davvero poco intrattenitive. Ma ora sta ultimando un lavoro davvero, davvero fondamentale per la riuscita del progetto, che adesso vi spiego con lui perché questa non ve l'aspettavate. Hola! Hey, ciao! Allora, come ben vedete, questo motore qua è un 6 marce, quindi ovviamente il golf cart elettrico non aveva il pedale della frizione o la leva della frizione. Abbiamo pensato all'inizio con il Cico di montarlo su questa fighissima asta del cambio che ha costruito lui su Uniball, che corre e va a lavorare sul leveraggio del cambio per innestare le marce. Secco e deciso. Secco e deciso, quindi il cambio era lì. Abbiamo pensato poi, ha pensato il Cicco di fare la modifica e montare la frizione a leva come si fa sulle Harley di una volta, sulle panhead, sulle knucklehead, però ci siamo resi conto che con tutti i cavalli e tutta la potenza che avrà questo motore, guidare con una mano è davvero difficile. Quindi cosa ha fatto? Ha inventato lui il terzo pedale della frizione. Quindi questo è il primo golf cart al mondo che ha il pedale della frizione. Come vedete l'ha realizzato esattamente uguale agli altri, quando poi sarà ultimato andrà a rivestirlo esattamente come gli altri, in maniera che un profano non possa capire che è una cosa costruita dopo. Tu non hai fatto niente di questo progetto. Io ho fatto quasi tutto. Ha aggiunto, non so chi l'ha fatto, una cosa assurda. Voi non avete ancora in mente e non vi spoilerò niente sulla colorazione e la parte estetica finale di questo golf car, perché è davvero qualcosa di unico e raccontarvelo non vi trasmetterebbe realmente quello che noi abbiamo in testa. Però vi posso far vedere una chicca che è davvero figa. The headlights, il faro giallo del carello, trovati qui sopra nel magazzino abbandonato decine di anni fa, originali. Ora li abbiamo posizionati, Cicco li ha montati, andremo a smontarli, a ricolorare la parte interna dorata come alle origini e poi rimontarli in maniera che quando sarà ultimato avrà la faccia. È stato cioppato il tetto, è stato tagliato tutta la parte anteriore e abbassato il tetto per renderlo tipo una hot rod, una roba allucinante, una roba esagerata, una roba pericolosissima e soprattutto una roba un po' più aerodinamica, perché con le velocità che farà, se il tetto fosse stato come quello originale, l'avremmo perso mettendo la terza marcia, Roberto. Esattamente. Bene. Qui invece si può notare lo scarico, perché il Cicco ha deciso che vuole fare le fiamme. Essendo poi che verrà trasformata a carburatori per avere il sound giusto dell'Harley Davidson e poter cantare come si deve, il Cicco ha detto bisogna fare anche uno scarico all'altezza di un mezzo del genere. Quindi doppio fishtail, adesso il primo è qua posizionato perché sta finendo i collettori, ma prima di finire i collettori deve finire tutti i leveraggi e i cablaggi prima di poter capire dove passare con la parte calda del motore. Qui sotto c'è tutto il lavoro di Angel che aveva fatto mesi fa, oggi lui non c'è più, nel senso che non si fa più vedere quando si lavora sul golf car perché ha un odio profondo verso quel mezzo. Qui vediamo delle piccole chicche che ha creato Cicco per nascondere i fori del supporto enorme che tiene su questo motore, super nervoso, perché ricordiamo che il motore dell'Harley originariamente viene tenuto anche dall'alto con un supporto motore che qui sul golf car non avremo, quindi il motore scaricherà tutte le vibrazioni sulla parte bassa e per poterlo tenere il più possibile attaccato al telaio d'alluminio degli anni 80, il Cicco ha creato questo telaio enorme e super resistente con questi bulloni che non so neanche dove cazzo li ha trovati. I prossimi passaggi saranno ovviamente ultimare tutta la parte meccanica e arrivare a fare gli scarichi, tirarli fuori fino all'uscita con i fishtail e montare tutta la parte dei carburatori, eludendo tutta la parte elettronica che non ci interessa, per poter poi fare tutta la parte finalmente estetica.
Ci vediamo tra pochissimo, quando il ciclo avrà finito di fare tutte le strutture di palle a cui noi non ci interessa niente. Ah!